Bentornati alla Civil Week 2022, ci troviamo ora in piazzale Segesta all'evento Uno per Uno tra Periferie, organizzato da Landscape Choreography. Sono qua con i due presidenti dell'organizzazione, Zoe ed Emanuele, e con il fotografo Marco. Passiamo ora la parola a Zoe. Ciao, benvenuti, grazie di essere qui. Tra Periferie è un evento, diciamo che è uno dei primi eventi pubblici che stiamo facendo da questo spazio, che è un'associazione culturale, uno spazio culturale che vuole aprirsi al quartiere e raccontare e entrare in relazione col quartiere. Il nome Tra Periferie è un po' un gioco di parole, quindi Tra Periferie, quindi si racconta tra le periferie, ma anche c'è dentro Trap, perché oggi parleremo anche di Trap. E lascio la parola a Emanuele, che racconta un po' dello spazio. Sì, questo spazio si chiama King Lab, è un po' un laboratorio di quartiere, un po' uno spazio in questo qua in cui siamo, dove anche facciamo presentazioni, stiamo, studiamo, ed è aperto, e poi è anche il posto dove noi lavoriamo, e ci sono diversi artisti, giornalisti e operatori culturali che di solito lavorano all'interno delle comunità. Qui con noi c'è Marco, che è un po' è nata quasi per caso questa, diciamo, questo evento, perché lui doveva venire qui per fare un servizio per il touring. Esatto, questo lavoro nasce proprio quando il Touring, che è la rivista del Touring Club italiano, mi commissiona un lavoro sulle periferie di Milano, in particolare sulle periferie raccontate anche da Alessandro Robecchi, che è uno scrittore milanese. E una di queste periferie è proprio San Siro. Quando ho cominciato a fare le mie prime incursioni nel quartiere, ho conosciuto anche degli artisti che fanno la musica trap, e da lì mi sono un po' appassionato, diciamo. Ho cominciato a, come dire, raccontare anche le loro storie, le loro vite. Insomma, comunque la trap è una musica attuale, e anche, insomma, agli onori di cronaca per altri fatti. E di fatto, appunto, è diventata un po' la colonna sonora anche delle fotografie che sto scattando. Non a caso questo lavoro parte da Milano, ma in realtà poi andrà un po' in tutta Italia, per cui questa musica diventerà la colonna sonora proprio di tutte le periferie d'Italia, dove guarda caso questi fenomeni, queste culture urbane nascono e si sviluppano. Grazie mille Marco, un bellissimo progetto, direi. E ora chiedo ad Emanuele di che cosa si tratta di queste luci. Queste luci sono senza forma, sono senza forma perché volevamo un po' dire che cos'è per noi questa parola kin, perché kin in inglese significa la famiglia che ti scegli, per cui volevamo un po' dire che per trovare la nostra comunità bisogna anche un po' andare fuori dalla formalità e un po' anche fuori da quello che per noi è la norma della famiglia tradizionale. Quindi per noi è un po' questa cosa qua, che c'ha molto più luce, c'ha molta più vita il fatto che la tua famiglia te la devi un po' scegliere. Grazie mille Emanuele. Torno da Zoe a chiedere perché avete scelto la Civil Week. In realtà è la Civil Week che ha scelto noi. Beh, bellissima questa risposta. E niente, in questa struttura, cioè, come è fatta questa struttura? È molto particolare. Questo spazio è circolare, infatti ha 10 finestre, 5 porte e 10 finestre, e per questo che abbiamo insieme a Marco realizzato questi 10 ritratti che abbiamo poi appeso, infatti uno per uno. È la dimensione della stampa, e grazie allo sponsor Canon abbiamo avuto le risorse per stamparlo e attaccarlo sulle pareti, e i ritratti rimarranno su per almeno 6 mesi. Bellissimo progetto, grazie mille a tutti voi, grazie a tutti. Ciao.